Ciao ragazzi, buongiorno, anzi buonanotte. Siamo arrivati a Bruges, che è una delle città più belle del Belgio. E adesso siamo nei mercatini. Guardate qua quanto è bello quest'albero che è Giants. Guardate com'è bello. Per accoglierci hanno fatto due cioccolatini a forma di San Gennaro. Come le vuole le patatine? Fritta, papà. Number 3 to Ghent. No, no, scusate, brucio, Ghent. È arrivato. Ed è grazie al pullman della Flibco che siamo arrivati dall'aeroporto di Bruxelles Charleroi all'aeroporto di Bruges, dove ovviamente, ragazzi, essendo in tema natalizio, vi farò vedere le luminarie, vi farò vedere i mercatini, tutte le zone più belle e caratteristiche di Bruges. Il primo consiglio che voglio darvi, ragazzi, è quello di prendere una casa che sia proprio nel centro di Bruges e non nelle vicinanze. Sia perché è una meta in cui ci si passa massimo 2-3 giorni, quindi non conviene allontanarsi, sia perché più ci si allontana dal centro e più le case perdono quella bella caratteristica del borgo. Ci sono i cigni! Ciao! Guarda, guarda qua! Bruce, salta bestia, guarda! Bella! Presuppongo stiano facendo le meringhe. Che bella! E con l'arrivo del buio, ragazzi, si sa, arriva anche la fame. E che fai? Non te lo provi il primo waffle? Siamo qui da Albert, che dicono siamo dei migliori. Io ho preso questo qui, che dovrebbe essere con la crema chantilly, caramello e lavanda, alla vaniglia. Uno. E... Oprim Etris. Scassiamo pure la vetrina. Fra 50 euro. Mercatino di fuori rotta stanno 5-10 euro, esagerando. Questa è la piazza principale che si chiama Marketplace, che è, diciamo, la piazza del mercato. Poi c'è anche un'altra che sta in Rimbettos di fronte, però non ci stanno tutti i mercatini, soltanto l'albergo di Natale. E io fanno pure le palle di riso. Palle di riso, sta il signore con il cappello da me, bello. Bellissimi quei cappelli, aspetta. Belli. Economica e commercio, 49,95 euro. 139 euro. Sta in offerta. 44,95 euro in offerta. Buonasera. Colpito poi dalla bellezza della vetrina, sono entrato in uno di questi ricorrenti negozi di cioccolato che in Belgio sono praticamente ovunque. Ragazzi, ma quanto è bello essere poveri? Queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 di palumbo d'oro ci verranno a fare tipo quanto? 5 euro, cioè praticamente 90 centesimi a cagare. Però sono un po' troppo cari. Quanti ne sono qua? 10? 6 euro io. Ma tutto a posto. Al centro qua ci sta l'alberello, guardate com'è bello. E mettono questa musica un po' indiscutibile, ma aspettavo un po' di Michael Bublé, Frank Sinatra. Ci sta il gigione del Belgio praticamente. Che sia la situazione, no? Io. Questo qui invece, che domina sulla piazza, è il Belfort, che praticamente è il campanile e c'ha tipo 300 e passa scalini. Vai. 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 Vai, vai, preso. Qua è proprio la sagretta della salsiccia. Andiamo a vedere. E la...
qui non ci posso credere, praticamente cane non stanno i parcheggiatori abusivi, ci stanno pure i signori vestiti in ugual modo, ma però fanno i parcheggiatori rapipì, hai capito? I parcheggiatori rapipì, no? Ah, non lo mettono. Ragazzi, avete visto questo posto che è a dir poco spettacolare. Ragazzi, buongiornissimo, oggi fa ancora più freddo, sono 2 gradi. Adesso stiamo andando in una antica cioccolateria molto quotata qui a Bruges. Proveremo a fare una colazione tipo belga, vediamo un po'. Come caratteristico, non badano a spese, non studano nemmeno l'usci. Wow, guarda come fanno le mozzarelle di bufala. Vediamo se tiene i tatuaggi tipici di Napoli. Allora, non vedo ancora, non vedo infiniti, non vedo nemmeno residenza, ce lo vedo in me. Qua stanno facendo tipo gli Stupwaffel e stanno mettendo dentro la cannella. Penso, I think. Qui ci sono io nell'albero. E la... Si fanno dire frid le mani, come una brucia. Guardate qua questo cioccolato, che sembra formaggio, però non è formaggio. Questi biscottini. Guardate qua come sono beauty. Queste tavolette cioccolate. Vabbè. Mangeremo in questo posto qua. Colazione qui da The Old Chocolate House. C'è la fila. We are the next. Molto molto bello. Prendiamo uno di questi pack, che sarebbe questi qua che stanno così. Mm. Questo è il brownie. Sono arrivate pure le palline di cioccolato miste. Uno è una brugge. Penso piglia Targa New York, è proprio uno stupido. E dopo esserci scolati una bella tazza di cioccolata belga, eravamo finalmente pronti per affrontare il freddo dei canali. Andiamo a fare il giro sul battello. 30 minuti, 10 patana. Di qua, ok. Chance. English. Yep. Opla. Siamo partiti. Il comandante sta segnando le coordinate da destinazione. Questa è tutta la compagnia. E dicono che il comandante è parente scottino. Ui, cigno, cigno. E beh, il giro era veramente, ma veramente bello. Devo dire che però la guida non ha assolutamente ascoltato la nostra richiesta dell'inglese, perché parlava solamente in olandese. E le uniche parole che diceva in inglese erano... Altra gente che ha speso 10 euro. Siamo sul battello. Hai capito? Antipatici. Casa patata. Voglio dare l'emozione. Ma che il tuo capitano. Una leggenda metropolitana dice che chi fa pipì qua lo tiene. Oli. Gabbiani del notte. E non tengo niente. Ma che sto naso? Dopo aver fatto quindi il giro in battello e aver visto anche la zona delle beghine, praticamente abbiamo visto tutto quello che ci interessava. Quindi che abbiamo fatto? Siamo tornati indietro e ci siamo fatti un pochino trasportare dai vicoletti. Questo invece è il negozio di Natale più famoso e più bello, diciamo, del tutta la zona. Infatti stanno in brutelle pazze. Sta la fila proprio per salire sopra, però è molto bello. Wow.
Non so che cosa possa essere. E così come le abbiamo iniziate, le chiudiamo pure queste danze e ci prendiamo questo ultimo waffle da Chef Albert. Allora, ieri erano un po' incasinati, mia sorella riprova. Buono. Diretto, buono, vabbè. Gli possiamo dare anche un bue. Questi qua sono i waffle che stanno a Bruges. Sono diversi da quelli bruxelles. Quelli bruxelles sono più lunghi, sono proprio rettangolari, precisamente. Questo non lo è. Voglio assaggiare un bello pezzo caciucolato. Ragazzi, c'è un po' di puzza di merda. Da qui ci spostiamo un attimo. Approvatissimo. Proveremo quelli di bruxelles e valdorin, però. Morbidi, caldi. Ma sono appena su 10. Siamo ancora qui a Marketplace, adesso partiranno anche qualche immagine dell'altra piazza che adesso andiamo di nuovo a vedere. Questa è l'altra piazza, questo è l'albero di Natale, non ci stanno tutti i Christmas Market e qua sono gli artisti che fanno Larry B. Larry B. Noi siamo soltanto un pomeriggio, una notte e una mattinata in poche parole. Se non le vuole entrare nel video, saluta nel vlog. Bam! Ho preso una bella brocchetta, 5 euro vin brulé e bicchiere, potete anche portarlo a casa come bel souvenir. Nel frattempo è il terzo cellulare che cade in questa piazza, perfetto, speriamo che non gara burghista. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Quindi i mercatini di Bruges si concludono qua, si concludono con un boccale di vin brulé. Adesso passeremo a Bruxelles e vedremo se Bruxelles è carina quanto Bruges, sicuramente più grande. Grazie per aver visto il video, buon Natale! Un saluto da Carlo Elvino.